primo numero, 3523, è un numero molto interessante, sì, dalla copertina in cui si vedono Topolino, Atomino, Bip Bip e il professor Henning fluttuare all'interno di una struttura che dal punto di vista matematico ricorda un diagramma di Flamme. Se vi ricordate bene, ne avevo parlato di questa particolare struttura matematica nel video dedicato ai buchi neri con Super Pippo, in cui appunto vi raccontavo come con questa struttura matematica siamo in grado di rappresentare in qualche modo le deformazioni dello spazio-tempo generate dalle grandi masse, inclusi i buchi neri. Quindi già la copertina ci sta introducendo al tema della storia di apertura dal titolo Anomalie gravitazionali, che è il primo episodio di Il fattore gamma, storia in tre puntate scritta e disegnata da Alessandro Pastrovicchio, che ha anche curato la supervisione del colore, che è stato alla fine affidato a Chiara Bonaccini. In effetti già il titolo della saga Fattore Gamma ci racconta tante cose, intanto quel gamma nel titolo fa pensare ai raggi gamma, che in realtà non sono altro che dei fotoni molto energetici. Inoltre Fattore Gamma, o ancora meglio Fattore di Lorentz, è un fattore presente all'interno della relatività speciale di Albert Einstein, al cui interno si trova la velocità della luce, quindi un termine puramente matematico, un fattore puramente matematico. Prima di addentrarci però nella storia, ovviamente, come sempre per quel che riguarda questa serie dal punto di vista scientifico, mi vorrei soffermare su uno dei redazionali di appoggio, che sono due interviste, una all'autore Alessandro Pastrovicchio e l'altra a una persona molto particolare che ho anche avuto la fortuna di incontrare una volta all'Osservatorio di Brera, il buon Andrea Bernagozzi dell'Osservatorio Astronomico della Valle d'Aosta, con cui tra l'altro con Eduinaf siamo riusciti a realizzare un po' di robe interessanti. Attenzione, è uno degli autori dei prossimi cieli del mese a partire da luglio, quindi non mancate di passare dal sito di Eduinaf. Finita questa pubblicità a progresso, torniamo ad Andrea, che è stato intervistato da Francesca Grati su vari spunti scientifici che sono presenti nella storia. Non li tratterò tutti, non vi preoccupate, perché altrimenti arriveremo fino al giorno dopo. Sarebbe meglio farci una live, ma evitiamo. E in particolare mi voglio concentrare su uno degli elementi della storia, l'elemento che probabilmente, anzi quasi sicuramente, è legato a quelle anomalie gravitazionali del titolo che sono presenti nel corso della storia. In particolare mi sto riferendo alla cosiddetta materia topica. Vediamo nella storia come il professor Henning descrive questa materia topica. È un composto di neutrini subatomici. Stavo studiando la struttura quadridimensionale dell'universo. Queste due frasi ci dicono veramente tantissime cose, almeno le dicono a me, fisico teorico. Sentiamo invece che cosa ne pensa Andrea di questo particolare pezzo della storia. Andiamo a leggere. La materia topica esiste solo nella storia, con un sagace gioco di parole, ma mi ha fatto riflettere. Una delle scoperte più importanti della cosmologia è la materia oscura, cioè ignota. Non sappiamo di cosa è composta, né emette radiazioni, raggi gamma, né luce, ma sappiamo che esiste perché vediamo gli effetti della sua gravità sulla materia ordinaria, come nelle galassie. A luglio partirà il telescopio spaziale Euclid per tentare di mapparne la distribuzione. I dati saranno analizzati da ricercatori di tutto il mondo, anche dell'OAVDA. Io mi sono chiesto, la materia oscura sarà imparentata con quella topica? Da fisico teorico non sono così convinto che la materia topica sia strettamente legata alla materia oscura. Il motivo è fondamentalmente presente nella battuta di Enigma che ho letto prima. La materia topica, infatti, è stata realizzata dal professor Henning utilizzando neutrini. E noi in realtà sappiamo già che la materia oscura non può essere costituita da neutrini, perché per quanto siano
tantissimi neutrini presenti all'interno dell'universo, considerando il limite superiore della massa che conosciamo per i neutrini, perché i neutrini potrebbero anche essere particelle prive di massa, quantomeno i neutrini più leggeri, non sono, per le stime che abbiamo, sufficienti per poter spiegare tutto il contenuto di materia oscura che dovrebbe essere presente all'interno dell'universo. Quindi questa materia oscura deve necessariamente essere fatta da qualcos'altro. Il fatto poi che questa materia topica sia costituita da particelle di materia ordinaria, i neutrini, il fatto che siano subatomici potrebbe dire che in realtà questi neutrini, Enigm, li ha raccolti aspettando il decadimento di atomi o più probabilmente nuclei instabili. Ci dice in realtà che appunto questa materia topica è costituita da materia ordinaria, quindi non è materia esotico particolare, ma molto probabilmente è più un nuovo stato della materia, tipo appunto il plasma di cui sono fatte le stelle, che è uno stato della materia ordinaria, ma diverso da quello che per esempio osserviamo sul nostro pianeta, come per esempio l'acqua liquida, l'acqua ghiacciata e l'acqua che bolle, che sono appunto tre stati differenti della materia. L'altro elemento interessante di quella battuta, e lo so, mi dispiace, mi sto concentrando solo su una battuta di Enigm, ma va così, è che il buon professore aveva intenzione di studiare la struttura dello spazio-tempo dell'universo. Riprendo un argomento che ho già citato in vari video precedenti. Intorno al 1950-1955 John Wheeler introdusse il concetto della cosiddetta schiuma quantistica, quantum foam. Secondo Wheeler, infatti, se noi osserviamo lo spazio-tempo alla scala di Planck, la struttura dell'universo ci deve apparire proprio come una vera schiuma, proprio come la schiuma delle onde dell'oceano, riprendendo l'immagine di Wheeler. Quando guardiamo la superficie dell'oceano da vicino, da molto vicino. Di fatto ci troviamo di fronte, in questo caso, a una situazione in cui abbiamo creazioni e distruzioni continue di particelle o comunque di strutture quantistiche. Ho detto prima alla scala di Planck. Per scala di Planck si intende una scala in cui le dimensioni non possono essere inferiori alla cosiddetta dimensione di Planck, che è ricavata a partire dalla costante di Planck, ed è la dimensione più piccola, la lunghezza più piccola che si può raggiungere in fisica. È un concetto importante questo perché sta alla base della gravità loop, che è una delle due grandi teorie concorrenti in questo momento per poterci fornire una visione unificata tra meccanica quantistica e teoria della gravitazione universale. Il segreto della gravità loop è che appunto utilizzando la dimensione di Planck ci va a dire che la struttura dello spazio-tempo è granulare, cioè non possono esistere dei pezzettini di spazio-tempo più piccoli dei pezzettini che hanno le dimensioni di Planck. Dal mio punto di vista come fisico teorico tenderei a propendere molto di più verso una teoria tipo la teoria della gravità a loop. Questo perché, secondo me, è la strada giusta, cioè quella di immaginare che lo spazio-tempo debba necessariamente basarsi su una struttura, diciamo così, reticolare, in cui appunto ci sono delle celle ben definite, che magari più piccole di queste non ce ne possono essere. Ovviamente non sto a tediarvi troppo su questi discorsi su cui i fisici teorici stanno ancora dibattendo, studiando, cercando di capire cose, come si suol dire. Sicuramente siamo arrivati alla fine del video, che spero non vi abbia sconvolto un po' troppo la mente, ma anzi spero di avervi fornito tanti spunti interessanti e divertenti che in questo momento vengono utilizzati anche in maniera molto intelligente in una storia di fantascienza come appunto quella con cui si apre Topolino numero 3523. Ottimo in questo senso l'utilizzo della scienza che fa il buon Alessandro Pastrovicchio in questo primo episodio. E quindi l'appuntamento sarà la settimana prossima, magari esattamente tra una settimana, chi lo sa, spero di essere puntuale, e riprenderò in quel caso quasi sicuramente l'argomento del ponte di Einstein-Rosen. Questo in qualche modo ce lo suggerisce anche il titolo del prossimo episodio, il ponte spazio-temporale.
Per cui iscrivetevi al canale e attivate la campanella per ricevere le notifiche su tutti i nuovi video caricati. Saluti a tutti!